E con il concilio torna a Firenze un esule che aveva fatto strada a Roma come prete e come grande responsabile di curia nella ricerca degli archivi e degli archivi veri, cioè della romanità antica che esisteva ancora e che consentiva alla Roma nuova una nuova gloria. Leon Battista Alberti. Sono gli anni nei quali l'intervento geniale della cupola del Brunelleschi obbliga la città a decorare tutte le fattive nell'architettura. Prima che i bergamaschi d'oggi decidessero di fare un muretto al giorno, lo facevano già i fiorentini del Rinascimento. Ma mentre Brunelleschi è un capomastro che da muratore abilissimo inventa un mondo nuovo, il caso Alberti è abbastanza curioso. Mi ricorda per un certo verso il caso Petrarca. Nasce esattamente 100 anni dopo di lui e avrà una vita errabonda con delle curiose similitudini. Discende da un'ottima famiglia, signori della zecca nel 300 e sostanzialmente banditi dalla città nel 400. Cresce fra Padova e il nord Italia, si laurea a Bologna, ma la sua estraneità a Firenze è anche la sua fortuna. Come Petrarca scoprirà nell'antichità i rimedi ai tempi correnti. Certo che la fortuna di famiglia era già nello stemma, nella catena. Documento assolutamente straordinario questo, perché è conservato ancora oggi in casa degli Alberti, nel ramo che si è mescolato con la marmora a biella. Documento casalingo che non è niente meno che la bolla con la quale il Papa Condulmer Eugenio IV nel 1438 decide di spostare il defunto concilio di Basilea prima a Ferrara e successivamente a Firenze, emanata a Bologna nel 37. Il fatto che un documento di simile importanza sia rimasto fino ad oggi in casa degli Alberti la dice molto lunga sul potere e sull'autorevolezza che aveva Leon Battista. Una Firenze di stralusso, quella della metà del 400. Vesti sontuose, copricapo che sa l'Oriente, e con l'orchestrina jazz che suona in mezzo ad una nuova voglia di architetture. E di manie letterarie poetiche lui è positivamente afflitto, a tal punto che inventa un certamen coronario, cioè una gara che certifichi chi può portare la corona dall'oro, quella del poeta. E questa gara si svolge qui a Firenze nel 41, proprio sotto la cupola del Brunelleschi. Nel 42 cambia la sua vita. Alberti è intellettuale in una città di intellettuali, dove Marsilio Ficino, anche lui è ragazzo di buona famiglia perché è figlio del medico della Val d'Arno e troverà in Cosimo Vecchio il suo secondo padre. È proprio su incarico di Cosimo che traduce Plotino e da Plotino proviene il nuovo pensiero neoplatonico, cioè quello nel quale tutto discende dallo spirito unico e l'uomo è il punto di congiunzione fra lo spirito, Dio e la materia. L'uomo torna centrale, copula mundi. E il platonismo è finalmente sdoganato alla cristianità, come due secoli prima era stato sdoganato il pensiero di Aristotele grazie a San Tommaso. La città è di chi pensa, discute e scrive. Trasformerà lentamente i suoi orafi e i suoi artigiani in artisti con ispirazione data. Ma di per sé che Alberti opta per la più intellettuale delle arti, l'architettura. Qui raccontata da Bertoldo Di Giovanni in un finto frontone di sarcofago realizzato da Della Robbia.
Firenze è adattissima ad un nuovo dibattito sull'architettura, come lo prova questa formella del Ghiberti, perché se ha ancora tutta la stesura gotica che vive da sempre, questa stesura gotica convive con ciò che noi un giorno chiameremo la finestra michelangiolesca. Il tutto in una figurazione che corre velocemente verso gli stilemi del Rinascimento. Ma queste finestrelle fiorentine sono molto più sedimentate di quanto non lo si possa credere. Basta fare un salto a San Miniato. Rieccola, la stessa finestra su San Miniato. Qui nasce un classicismo particolare già agli albori del 200. Con i marmi bianchi e verdi che Leon Battista Alberti riprenderà per Santa Maria Novella, con un bel capitello neocorinzio. Classico il timpano, ma sopra il leone stiloforo romanico, quello coi baffi. Fondamentali i suoi testi di quegli anni. Il Ludi Rerum Mathematicarum, un gioco matematico. Il De Statua. Il De Pictura, scritto con una attenzione e una finezza estrema. La Descriptio Urbis Rome in una calligrafia rapidissima che sembra una calligrafia di oggi. Ovviamente in latino. La riscoperta dei materiali dell'antichità genera un immaginario nuovo. Perché il capitello romano del primo secolo ha già generato il capitello quattrocentesco. E i bronzisti inventano oggetti anche loro carichi di citazione, ma sostanzialmente innovativi. Intarsi fenomenali intorno al tema che in quegli anni diventa centrale. Quello della perfezione architettonica già intuita dal giovane Perugino, che dipinge facciate assolate come quelle nostre moderne. Una ricerca costante degli equilibri e della prospettiva precisa. E che raggiunge la perfezione nella città ideale. Il primo vero cliente di Leon Battista Alberti è il tremendo Sigismondo Pandolfo Malatesta di Rimini. Gli ultimi 100 metri della Flaminia e in fondo la Porta d'Augusto. Era facile avere la romanità sotto mano a Rimini per Leon Battista Alberti. Il Senato e il Popolo di Roma inseriti nel merlo ghibellino e nelle mura medievali. E la colonna corinzia bianca che fra poco ricomparirà con Leo Battista Alberti e con Piero della Francesca. Sempre a Rimini, il ponte di Tiberio, primo secolo, erano esattamente gli anni nei quali nasceva Gesù Cristo. Eppure funziona ancora oggi il ponte per le automobili. Curiosa eternità dell'Italia, così eterna che le finestre che servono a decorare il suo fronte sono le stesse che Leon Battista Alberti utilizzerà
per il Tempio Malatestiano e sono esattamente identiche alla finestra che già ho visto a Firenze in San Miniato. E con questa curiosa genialità architettonica che fa sì che l'arco, essendo perfettamente un mezzo cerchio, si rifletta nell'acqua facendo un cerchio perfetto. Perché qui l'acqua è sempre allo stesso livello, essendo a livello del mare, ed essendo questo il fondo d'un porto e l'inizio dell'altra grande strada, l'Emilia, che da qua va a terminare a Piacenza. A Rimini, negli stessi anni, l'altro fratello Malatesta, Sigismondo, non meno intellettuale ma molto più estroverso, chiama Leon Battista Alberti per riprogettare questa chiesa e trasformarla nel tempio di famiglia. Leon Battista Alberti era allora un fiorentino quarantenne, massimo teorico dell'arte, e aveva scritto la Descriptio Urbis Romae dopo un suo viaggio e i tre trattati fondamentali sulla pittura, l'architettura e la scultura. Non aveva ancora costruito nulla. Lui è il prototipo dell'artista intellettuale moderno. Gli altri che abbiamo visto a Firenze provenivano tutti dall'artigianato. Lui proviene dallo studio, dalla ricerca e dalla passione per le antichità. Con lui per la prima volta l'antico diventa moderno e il moderno obsoleto. Fissa anche le tre regole per la pittura: la circoscrizione, il componimento e il ricevimento dei lumi, che in italiano moderno vorrebbero dire la prospettiva, la composizione e il colore. Queste tre regole trovano la prima attuazione perfetta in un uomo nato vicino a qua a San Sepolcro, Piero della Francesca, che qui ritrae Sigismondo in ginocchio davanti a San Sigismondo e con dietro a lui due cani. Non sono una citazione di caccia, ma quello bianco è il bene che lo segue e quello nero è il male che fugge. L'elefante indiano non teme la puntura della zanzara. Questo è il motto dei Malatesta e questo è il motivo di un elefante che appare ovunque, assolutamente fuori dal tempo e dai luoghi, negli edifici di loro proprietà. E una coppia di elefanti sorregge la tomba di Isotta, la terza moglie di Sigismondo, fonte di tanti amori e forse anche di tante disgrazie.